Buongiorno, sono Lorenzo Leddi di Volume e sono coordinatore del gruppo dei rappresentanti di ANS. Cos'è ANS? ANS è un gruppo associativo che raccoglie i service italiani che si occupano di luci, di audio, di strutture, di video all'interno degli eventi, dello spettacolo o anche all'interno delle fiere. Siamo parte integrante di ASAL Assolestimenti, che è un'associazione che raccoglie 350 allestitori italiani. ASAL è una delle componenti di Federlegno Arredo, questa è un po', diciamo, l'architettura. E noi siamo un'associazione abbastanza giovane, siamo nati un anno e mezzo fa, stiamo crescendo, infatti siamo qui anche per proporci e per presentare quelli che sono i nostri obiettivi, la nostra attività, e il nostro scopo è quello di difendere gli interessi, ovviamente, come tutte le associazioni, dei membri delle aziende che ne fanno parte, attraverso però la costruzione di un percorso insieme a tutte le componenti nell'ambito degli eventi, nell'ambito dello spettacolo, in rapporto, in relazione con i costruttori delle attrezzature che vediamo qua, ma anche con le cooperative dei tecnici, ad esempio. E in questo modo, cercando di formare una specie di contenitore comune che sia in grado di valorizzare per quello che deve essere, che in questo momento non lo è, questo tipo di lavoro. Mi chiamo Luca Perreca, la società che rappresento si chiama CSC Allestimenti. Noi siamo l'esempio di come nel gruppo ANS vi siano presenti tutte, o si aspiri alla presenza di tutte le componenti che lavorano nel campo degli eventi, dell'intrattenimento e dello spettacolo. Noi ci occupiamo prevalentemente di tendostrutture, quindi talvolta siamo il contenitore negli spazi all'aperto di un allestimento che comprende poi l'audio, luci, il palco e lo spettacolo. Naturalmente il nostro interesse nella partecipazione dell'associazione è proprio quello di cercare di sviluppare il massimo dell'integrazione, della connessione tra le diverse componenti dell'evento, sia dal punto di vista, come dire, proprio dell'operatività, della logistica, dell'operatività dell'allestimento, sia dal punto di vista delle tematiche che sono sempre più importanti, che sono quelle della sicurezza, le condizioni del lavoro, la partecipazione a gare con una concorrenza sempre più agguerrita interna ed esterna. E quindi noi crediamo davvero che se non mettiamo insieme tutte le componenti e non facciamo squadra comune, sarà difficile competere nel mercato nazionale e più ancora in quello internazionale. Marco Satriati, Eufo Communication. L'idea e l'intento, ribadire, è sempre lo stesso, è proprio quello, cioè il fatto di riconoscere questa categoria in modo che, insomma, dire che questo che si abbia tutto un unico intento. Il discorso è che molti di noi sono istituzionalizzati in modi diversi, cioè c'è chi è nel commercio, c'è chi è nell'artigianato, c'è chi è nell'industria, c'è chi è nella radio e televisione, c'è chi è nell'allestimento, cioè, e invece l'idea sarebbe proprio quella di riconoscere una categoria dove tutti ci riconosciamo all'interno e tutti possiamo porre gli stessi interrogativi ed avere le stesse risposte. Questa è l'idea, diciamo, generale. A questo abbiamo lavorato, appunto, abbiamo collaborato a creare questo. Per esempio, una delle iniziative è stata quella di collaborare a scrivere questo manuale dell'allestitore, che è il secondo volume di un intento di ASAL molto più ampio, dove abbiamo collaborato, appunto, descrivendo tutte le nostre fasi di lavorazione, dalle strutture, le luci, l'audio, eccetera, proprio per dare un'immagine più di categoria o più compatta, insomma, di servizio. Elena Chiesa, Studio 2 Milano, faccio parte del gruppo Studio 2, che ha varie filiali sul territorio italiano. Noi ci occupiamo principalmente di strutture e luci. La nostra azienda opera principalmente nel settore fieristico, a differenza degli altri che sono più nello spettacolo. Perché in ANS? Perché secondo me è giusto che
ci si unisca per a volte difendere quello che è il nostro lavoro, e insieme si può ottenere sicuramente qualcosa di più. A volte ci sono difficoltà con gli enti fieristici, con altri gruppi o con degli enti in particolare, la voce data da un gruppo numeroso di persone aiuta sicuramente a portare a casa qualcosa che ci aiuta principalmente. Questo perché in ANSP gli altri motivi sono comuni a tutti quelli che mi hanno preceduto in questa intervista.